Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy hablaré de la primera lectura que he hecho en mi vida de un libro en español. Es un libro muy popular, bien conocido, y es El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Bene, non parlerò tutto il video in spagnolo, quindi state tranquilli, anche perché non ho la fluidità necessaria per sostenere un discorso così impegnativo in quella lingua e rischierei di andare a infilarmi in certi meandri linguistici da cui poi è difficile uscirne. Ma ho comunque voluto, diciamo così, festeggiare il fatto che per la prima volta ho letto un libro in spagnolo. Era una mia lacuna, mi mancava la lettura di libri in spagnolo e da tanti anni volevo un po' cominciare questa attività, però non sapevo bene come girarmi. Da tanti anni non sono stato in Spagna, non ero al corrente di autori spagnoli che avessero scritto libri che potevano interessarmi. Quando poi mi sono ricordato che diversi anni fa, all'inizio della mia esperienza qui su YouTube, avevo parlato con un altro booktuber italiano che purtroppo poi ha smesso di fare video, quindi poi ci siamo un po' persi di vista. E lui mi diceva sempre i libri di Zafón, lui li aveva letti tutti, gli erano piaciuti tantissimo, uno stile meraviglioso, belle storie, quindi ho detto perché non cominciare da lì questa impresa di lettura di libri in spagnolo. Quindi sono andato a prendere il suo primo libro, la sua prima opera, che è appunto Il Principe della Nebbia, pubblicato nel 1992 o 93, come uno di quegli anni, comunque all'inizio degli anni 90. Fa parte e è anche il primo libro di una trilogia che si chiama La Trilogia della Nebbia, appunto. Dunque, la trama la vedo un po' difficile raccontarla perché, nonostante non sia un libro nuovissimo, vorrei evitare di fare spoiler. E la trama è molto densa, è proprio, cioè, ho paura che ogni parola in più rovinerebbe l'esperienza di chi non l'ha letto. Quindi cercherò di essere il più neutro possibile, spero di dire delle cose anche che si capiscano. Non vorrei lasciare fuori anche pezzi importanti, insomma, quindi abbiate pazienza. Dunque, il protagonista di questo libro è un ragazzino inglese di nome Max, ha 13 anni, siamo in Inghilterra, durante la Seconda Guerra Mondiale. Precisamente, questo libro si svolge nell'estate del 1943. La famiglia di Max lascia la città, che non è specificato quale, mi pare. Possiamo immaginare che sia Londra, possiamo immaginare che sia un'altra grande città inglese. Proprio per paura della guerra, dei bombardamenti, si trasferisce in un piccolo villaggio sulla costa e acquista una casa, una bella casa, tra l'altro da quello che sembra nella descrizione che ne fa l'autore, sulla spiaggia, che era stata costruita anni prima da un dottore un po' misterioso, che era lì con sua moglie e suo figlio. Dunque, la famiglia di Max è costituita, oltre che da lui stesso ovviamente, suo padre e sua madre, e due sorelle. La maggiore delle due sorelle, che avrà una parte un po' più importante, si chiama Alicia. Quasi subito, dopo che si sono trasferiti lì, incontrerà un ragazzo del luogo che si chiama Roland, con il quale diventerà immediatamente amico. Non solo, ma troverà vicino alla sua casa un posto abbastanza strano, misterioso, a volte sinistro, che è un giardino, lui lo chiama un giardino di statue, dove queste statue sono disposte in maniera un po' precisa, secondo uno schema così facilmente individuabile, anche un po' misterioso. Che cosa succede? Cominciano a succedere degli eventi un po' strani, sogni particolari, misteri che sono attorno a questo giardino, c'è questo simbolo di questa stella a sei punte inscritta in una circonferenza, magari lui comincia a trovare un po' anche in altri posti, e poi pian piano succederanno delle cose via via sempre più misteriose e anche pericolose, che metteranno a repentaglio la vita stessa dei nostri protagonisti e anche li spingeranno a, diciamo, crescere molto presto, diciamo. Non avranno molto tempo per essere giovani, per essere adolescenti, per essere ragazzini. Saranno confrontati da subito con delle cose molto più grandi di loro.
quindi basta, non voglio dirvi di più. Vi invito invece, per chi non l'ha fatto, ovviamente chi ha già letto il libro sa benissimo quello di cui sto parlando, per chi non l'ha letto, invece di aspettarvi da me ragguagli più precisi sulla trama, vi invito ad andarlo a leggere perché è veramente molto bello. Quindi, chiuso questo piccolo capitolo sulla trama, quello che mi interessa un po' di più è lo stile, è quello che un po' rappresenta un po' questo libro che ha rappresentato per me, le mie idee su di esso, che cosa vi ho riscontrato, che cosa vi ho trovato. Dunque, prima di tutto, questo libro è considerato, come si dice adesso, young adult. Non si può più dire libro per ragazzi, questo non è un mistero, sta cosa per me. Però sono sempre stati libri per ragazze, adesso all'improvviso è arrivata questa sezione per giovani adulti che non si capisce bene. Vabbè, io non riesco a capire bene a chi dovrebbero riferirsi questi libri, ai ventenni forse, non sai, ai diciottenni, giovani adulti cosa vuol dire? Vabbè, chiusa questa parentesi polemica, diciamo, quindi è un libro indirizzato a un pubblico giovane, a un pubblico di ragazzi. Però, come altri libri per ragazzi ben scritti, penso che superino un po' questa definizione, possono essere apprezzati anche da chi ha qualche annetto in più sulle spalle, come il sottoscritto, nonostante la sindrome di Peter Pan che mi attaraglia e ogni tanto prende degli episodi più acuti oramai da tanti anni. Comunque è un libro che mi è piaciuto molto, l'ho veramente divorato, ci ho messo meno di una settimana per leggerlo, che è molto di più di quello che ci metto molto di meno di quello che ci metto di solito per leggere un romanzo. Lo stile, prima di tutto, mi è difficile da classificare perché io non ho mai studiato spagnolo, non ho altri riferimenti di letteratura spagnola, quindi non posso dire se è uno stile ricercato, raffinato, che tipo di parole usa, se è attento all'uso delle parole, un po' più colto, più ricercato, purtroppo, e questo non ho termine di paragone. Devo dire che è uno stile comunque molto chiaro e che ti fa praticamente vedere tutto quello che succede. È quasi come vedere un film, leggere questo romanzo. Ogni cosa, ogni gesto, ogni intenzione è descritta in dettaglio, non lascia adito a così a interpretazioni sbagliate o a incomprensioni. È tutto veramente ben rappresentato. Questo penso che sia il punto più di forza di questo romanzo. È stato veramente un piacere leggere questa chiarezza espositiva, questa oltretutto anche la fantasia dell'autore, perché veramente ci sono colpi di scena uno dietro l'altro e niente come sembra, quindi riesce veramente a costruire questo, in un libro che non è lunghissimo comunque, tenete conto, riesce a costruire questa storia molto ben strutturata, ti immergi veramente, veramente dentro questo racconto. Senz'altro bello, ovviamente se l'avessi letto da ragazzino probabilmente mi sarei innamorato immediatamente di questo libro, veramente veramente splendido, cioè niente da dire. Altre cose, al di là dello stile, ho trovato degli echi un po' vicini a It di Stephen King e anche in un libro che avevo letto tempo fa che si chiama Something Wicked This Way Comes, cioè qualcosa qualcosa di sinistro sta arrivando nella nostra direzione, mi pare si possa tradurre del genere, dove anche lì, anche in questo libro si parla a volte di Luna Park, quelli viaggianti, no? Le fiere di paese un po' sinistre, come dentro It c'è questa figura del clown un po' macabra, insomma un po'... Non è proprio un libro horror, però devo dire che occhieggia spesso in quella direzione un po' gotica, un po' nera, no? Che comunque devo dire che è abbastanza efficace. C'è la figura di questo piccolo flashback sulla trama, c'è questa figura di questo strano personaggio luciferino, anche diabolico a volte, che si chiama Kane, che è questo, non si capisce bene se è un mago, se è un personaggio veramente uscito dall'inferno, che cosa.
dove lui dice che può esaudire ogni desiderio a patto che poi uno gli giuri assoluta obbedienza, pronto ad eseguire ogni ordine che lui gli affiderà, insomma ogni compito che lui gli affiderà. È una figura veramente, veramente interessante, sfaccettata, cioè non è il cattivo, tra virgolette, è veramente, prende forme diverse, va a toccare anche punti della vita delle persone, cioè è veramente ben costruito anche questo personaggio. Poi, altra cosa che ho notato, il libro è veramente incentrato sui tre ragazzi. Gli adulti sono poco presenti nella storia, anche fisicamente, perché i genitori di Max vengono allontanati da questa casa in seguito a qualche cosa anche lì di brutto che succede. Quindi per gran parte del racconto non saranno presenti. L'unico adulto, al di là del cattivo, l'unico adulto che entra un po' nella loro storia è il nonno di Roland, che fa il guardiano del faro. Tra l'altro anche questa è una figura molto ben costruita, la descrizione di questa casa, di questo vecchio solitario con la pipa, con i capelli bianchi, che sta sulla cima del faro a guardare il mare per anni, veramente molto bella, molto, molto forte come immagine, proprio anche lì, la vedi, te la fa vedere questa foto. Quindi forse per questo è più pensato per ragazzi, perché i protagonisti sono veramente i ragazzi con i loro pensieri, con le loro dinamiche anche tra di loro, interpersonali, quindi sì, se anche voi soffrite della sindrome di Peter Pan, senz'altro questo è un libro che va bene per voi. Bene, quindi le mie conclusioni in pratica ve le ho già dette, veramente l'ho apprezzato, sto continuando a leggere la trilogia, la saga, senz'altro arriverò a leggere anche gli altri libri di Safon, perché veramente, sia per fare esercizio di spagnolo, sia per andare avanti a conoscere le storie che sono uscite dalla mente di questo uomo. Mi ha lasciato proprio spiazzato, non me lo aspettavo così bello. Leggetelo se non l'avete letto, fatemi sapere poi le vostre impressioni nei commenti sotto, così che possiamo almeno un po' discutere di questa storia. Bene, penso che questo sia tutto, grazie mille per aver ascoltato, quindi ricapitolando, è Il principe della niebla, ancora vi faccio vedere la copertina, di Carlos Ruiz Zafón. A presto e a un prossimo video, ciao a tutti!